Bene, buon pomeriggio a voi, e qui è la Calabria, siete collegati con Paravati, questo paesino alle porte di Mileto in provincia di Vibo Valentia. Siamo tornati qui a distanza di 2 anni dall'ultima volta che ci siamo venuti per raccontarvi ancora una volta, direi in maniera forse più articolata, più completa, la storia affascinante ma ancora ricca di mistero di Natuzza Evo. Questa donna che, lo dicevate voi, vive il mistero incredibile delle stimmate da ormai 50 anni, che da 50 anni asserisce di avere una frequentazione, un dialogo con la Madonna, e siamo venuti qui a Paravati oggi per raccontarvi questa storia. Di proposito, vogliamo farlo insieme ai bambini di Paravati. Li abbiamo tutti riuniti qui insieme sul sagrato di questa chiesa che in passato, il giorno dell'8 dicembre, solitamente ospitava la grande festa della Calabria, della solidarietà calabrese, in onore di questa donna di preghiera. Quest'anno Natuzza non sarà fisicamente qui con noi oggi, noi ve la proporremo, ve la faremo vedere, vi proporremo una bellissima intervista con questa donna realizzata tempo fa, alcune parti di questa intervista per la prima volta trasmesse in televisione, ma Natuzza non è qui con noi perché purtroppo non sta bene. Prima di partire con questo programma voglio dirvi subito, voglio avvertire subito, amici italiani che ci ascoltate, non venite qui a Paravati dopo questa puntata perché non trovereste Natuzza. Natuzza è stata proprio di recente operata agli occhi, deve essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, non può ricevere nessuno. Bene, vi dicevo prima, vi racconteremo questa storia con l'aiuto di alcuni esperti che da anni studiano questo fenomeno, ma soprattutto per capire meglio questo fenomeno abbiamo chiesto aiuto ad un intellettuale, ad uno studioso della Chiesa, ad un teologo conosciuto in ogni parte del mondo, padre Bartolomeo Sorge. Ma prima di sentire qual è il parere personale di padre Bartolomeo Sorge su questo che rimane uno dei grandi misteri della storia sociale calabrese e direi anche della storia della Chiesa, vediamo subito chi è Natuzza Evolo, per quanti non conoscessero ancora la sua storia. Alfonso Samengo e Mario Miceli hanno preparato per noi questa scheda di presentazione. Ci ritroviamo poi qui sul sagrato della Chiesa di Paravati. Vediamo questa scheda. Da oltre 50 anni Natuzza Evolo viene considerata uno dei misteri della società contemporanea, ai confini tra il naturale e l'inspiegabile. Per capire sono arrivati nel corso degli anni in Calabria studiosi e scienziati da ogni parte del mondo. Nessuno è potuto andare mai al di là della soglia del mistero. La Chiesa, da parte sua, guarda con estrema attenzione questi fenomeni. Di Natuzza Evolo si raccontano migliaia di episodi diversi, si racconta che parli con i defunti, si dice che dialoghi con l'angelo custode che ognuno di noi avrebbe alle proprie spalle. Lei stessa candidamente confessa di avere frequenti contatti con la Madonna. Già ad 8 anni, nel 1939, sognò San Francesco da Paola e 2 anni dopo il santo protettore della Calabria le apparì sotto le spoglie di un mendicante. A 14 anni, mentre riceveva la cresima, avvertì un brivido alle spalle. Rientrata a casa, vide che sulla sua camicia era disegnata una grande croce di sangue. Da allora, durante il periodo pasquale, Natuzza vive il mistero delle stimmate, così come accadeva a Padre Pio. Ma la cosa che sul piano scientifico appare ancora più inspiegabile è il fenomeno del sangue che spesso le sgorga dalla fronte e che lascia impresse sulle garze e sulle bende scritte ebraiche. Un altro fenomeno inspiegabile è quello della bilocazione. Sono in molti a giurare di avere visto Natuzza contemporaneamente in posti diversi. Qualche volta Natuzza va anche in trance. È accaduto molto spesso in passato, in presenza di centinaia di testimoni, che durante questi momenti di perdita di conoscenza questa donna parli lingue straniere, nonostante, e questo è importante sottolinearlo, Natuzza Evolo non abbia mai frequentato una scuola. Oggi sono migliaia le persone che in tutto il mondo asseriscono di essere state miracolate da lei. Questo ha spinto molti cronisti a definire Paravati la piccola Lourdes d'Italia. E questa era la scheda di presentazione di Natuzza Evolo preparata per noi da Andrea Musumeci e Mario Miceli. Vi dicevo, noi tenteremo questa sera una lettura articolata, complessa di questo fenomeno straordinario che rimane ancora al centro dei grandi riflettori della stampa internazionale.
per capire meglio questo fenomeno sotto il profilo anche teologico, noi siamo andati a Palermo per chiedere una sua interpretazione personale all'ex direttore di Civiltà Cattolica, padre Bartolomeo Sorge. Siamo andati a trovare padre Bartolomeo Sorge al centro Pedro Arrupe e abbiamo saputo che padre Bartolomeo Sorge studia Natuzza Evolo da tantissimo tempo. Nessuno meglio di lui può darci oggi una lettura attenta e ragionata di questo fenomeno. Qual è l'impressione di questo teologo rispetto a questo caso così per molti versi ancora indecifrabile? Sentiamo questa intervista. Sì, ho avuto modo di incontrarla anche perché era stato richiesto appunto eventualmente di fare uno studio e devo dire che dal punto di vista sostanziale mi ha fatto un'ottima impressione. Distinguerei appunto lo spirito da quelli che poi sono i fenomeni che circondano questa persona. E ho trovato un po' quelli che sono i segni di un'esperienza spirituale autentica, di una vera esperienza di Dio, l'umiltà, questa donna che si autodefinisce un verme di terra e lo fa con convinzione. Poi soprattutto vorrei dire la sensazione netta, parlando con lei, che ella stessa si consideri non una protagonista, ma la prima spettatrice di quanto avviene nella sua vita. E poi questa sua povertà, che è tipica degli strumenti che Dio preferisce, cioè quando il Signore sceglie qualcuno per compiere le sue opere va in cerca in genere di persone che manifestino chiaramente che è Lui che agisce e non sono le loro qualità umane. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, cioè tutti questi fenomeni che si raccontano, che hanno delle testimonianze notevoli anche da parte di persone competenti, ecco, lì io direi bisogna un po' stare attenti, nel senso che molte volte anche vanno giudicati caso per caso. Alle volte avviene che la stessa grazia di Dio, quando influisce su un'anima, ovviamente suscita delle ripercussioni psicologiche tipiche della persona che riceve il dono. Quindi bisognerà fare un discernimento attento e qui è bene che la Chiesa sia anche molto prudente. Quando lei dice ogni caso va valutato caso per caso, fa riferimento ai miracoli di cui si parla? Sì, esattamente, miracoli oppure manifestazioni straordinarie come il fenomeno dell'emografia, per esempio il fatto che appunto avvengano fenomeni di scrittura con il suo sangue, magari soltanto per contatto diretto di un fazzoletto con una piaga, ecco, allora tutti questi fenomeni vanno visti con prudenza, anche perché il problema è questo: i miracoli sono un segno di Dio, ma Dio non è un prestigiatore, cioè non è uno che si diverte a fare cose strane per attirare l'attenzione, quindi bisogna trovare una motivazione per la quale il Signore agisce. La risposta che mi sono dato, vedendo anche il fenomeno nel suo contesto sociale, di carità, di servizio che questa donna va spiegando nella sua città, nel suo paese, è che sia un messaggio soprattutto rivolto a questa religiosità popolare di un popolo fedele, profondamente religioso, e che può capire certi segni che magari rischiano di scandalizzare gli intellettuali, le classi che noi siamo soliti chiamare raffinate. Ma è appunto la logica del Signore che parla ai semplici e molte volte, come ha detto Gesù stesso, nasconde queste cose agli intelligenti. Beh, senza dubbio, bisogna pur dirlo, padre Sorge è sempre molto molto efficace. Ringrazio la squadra esterna 1 e i colleghi della TGR che ci hanno aiutato e hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata. Andrei subito dal mio primo ospite, che è il sociologo Rocco Turi, che all'Università di Cassino ha affrontato e ha studiato con grande attenzione questo fenomeno, perché lui ci aiuti a capire in quale contesto territoriale si muove questo fenomeno di Natuzza Evolo. La popolazione di questo territorio calabrese è particolarmente legato al culto della Madonna, al rito della passione e della sofferenza. Proprio in questo territorio calabrese è molto sentita la manifestazione dell'affrontata, che si svolge proprio nel periodo della passione. Anche i vattienti, che sono una manifestazione di dolore
maggiore di sangue si svolge proprio in questo versante tirrenico della Calabria. E in questo territorio molte persone si chiamano Nazareno come nome proprio. Ecco, Natuzza vive proprio in questo territorio e può essere definito il tipo ideale della sofferenza. Un tipo ideale della sofferenza non tanto dal punto di vista fisico, una sofferenza direi di tipo interiore, di tipo spirituale. Mi fermerei qui sul concetto della sofferenza di cui il sociologo Rocco Turi parla. Natuzza è in realtà una figura assai penitente, nel senso che vive dolori fisici enormi, atroci, soprattutto durante il periodo della passione. Molti di voi lo ricorderanno già 2 anni fa, quando noi per la prima volta siamo venuti qui a Paravati insieme a Piero Vigorelli per raccontarvi la storia di Natuzza. Vi abbiamo proposto le immagini assolutamente uniche nel suo genere, nel loro genere, delle stimmate di Natuzza Evolo. Alfonso Samengo ha preparato per noi una scheda su queste famosissime ormai stimmate di Natuzza. Vediamo insieme questa scheda, poi ritorniamo qui a Paravati. Eccole le famose stimmate di Natuzza Evolo. Queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Le fattezze di queste piaghe sono state analizzate, esaminate, radiografate, interpretate da scienziati di ogni parte del pianeta. Alla Columbia University, all'Accademia delle Scienze di Mosca, all'Università di Stato di Tokyo, alla Scuola Superiore di Ottawa, alla St. Louis di Washington e non da ora. Le prime domande sulla singolarità e sulla straordinarietà di queste ferite gli studiosi hanno incominciato a porsele quando negli anni 50 padre Gemelli, dall'alto del suo osservatorio scientifico romano, disse che poteva trattarsi di una volgare forma di isterismo, una malattia volgare come tante. Ma con il passare del tempo le stimmate di Natuzza hanno assunto le forme più diverse e più strane fino a diventare dei veri e propri disegni, quasi falsi, incredibili da realizzare in natura. Eppure, da esami scientifici attenti e meticolosi, si è accertato che il sangue forma queste immagini sulle ginocchia della donna di Paravati in maniera anormale. Le stimmate compaiono sulle mani e sulle ginocchia della donna, così come anche ai talloni durante la Quaresima, periodo durante il quale Natuzza vive anche giorni di dolore lancinanti e di pene incredibili. Sul costato le compare una ferita profonda che si rimargina naturalmente senza l'intervento di nessun medico e di nessun medicinale dopo la domenica di Pasqua. Anche questa ferita è stata analizzata e radiografata, ma nessuna risposta è mai venuta a questi interrogativi ricchi di mistero. Così da 50 anni, da quando Natuzza, appena ragazza, confidò al suo confessore di aver visto la Madonna, che le preannunciava una vita fatta di sofferenze e di dolori. E questa è la scheda di Alfonso Samengo e Peppe Greco. Giuseppe Sarlo, tu sei, direi, uno dei profondi conoscitori di questa realtà. Per il tuo giornale hai scritto tantissimo. Che effetto fa rivedere questi filmati? Ma è una grande emozione, devo dire che è un documento veramente eccezionale, tant'è che vengono dall'estero anche delle truppe televisive, oltre che giornalisti della carta stampata, e sono venuti qui a Paravati, addirittura hanno confezionato interviste e fotografie e realizzato anche giornali e portato nei loro paesi per appunto far vedere qual è la realtà di Natuzza nel mondo italiano. Qual è l'interpretazione? Se lo chiedono in tanti. Qual è l'interpretazione che oggi la Chiesa dà delle stimmate di Natuzza Evolo? Tra un momento vi faremo sentire anche direttamente Natuzza Evolo, ma dico, qual è l'interpretazione, la lettura che la Chiesa dà? Vorrei che Giuseppe Sacca, il nostro regista, mandasse in onda questa risposta che padre Sorge ci ha dato. Sentiamo. Ma il fenomeno appunto nella Chiesa non è nuovo. Molte volte avviene che il Signore si manifesti in modo così visibile per ravvivare la fede o per far compiere una missione di sacrificio e di immolazione a determinate anime. Quindi io direi qui si deve aspettare prudentemente il giudizio della Chiesa, però non ho dei motivi sostanziali per dubitare, ecco, nel senso che mi è parso che qui si possa applicare bene quello che dice il Vangelo per giudicare in modo... Siamo, per fare un discernimento spirituale su questi fatti bisogna guardare i frutti. L'albero si conosce dai frutti, un albero cattivo non può dare frutti buoni. Ora mi pare che siano largamente buoni i frutti che da quest'albero stanno venendo. E ritorniamo qui sul sagrato della chiesa di Paravati. Devo dire la verità, lavorare con tanti bambini intorno non è facile. Vi proponiamo adesso la prima parte di un'intervista realizzata tempo fa a Natuzza Evolo.
molti forse non lo sapranno, ma alle spalle di questa chiesa, a due passi da qui, sta nascendo un'altra chiesa, una chiesa che porterà in futuro il nome di Natuzza Evolo e dell'associazione che è nata nel nome di Natuzza Evolo. Frutto, direi, della carità, della catena di solidarietà incredibile, enorme, che è nata in ogni parte del mondo nel nome di Natuzza Evolo. Noi abbiamo realizzato questa intervista in una pausa dei lavori di questa chiesa, di questa casa della carità, questa casa che, dice Natuzza, lo sentirete direttamente da lei, è stata voluta direttamente dalla Madonna. Giuseppe Sacca, vediamo un momento questa prima parte dell'intervista di Natuzza. Sono anni che voi pensate, sognate di realizzare questa struttura. Sì, 45 anni. Perché 45 anni? È perché ho visto la Madonna. 45 anni fa? Sì. Ricorda quel momento particolare? Sì che mi ricordo, perché quando l'ho vista ci ho detto: Vergine Santa, come vi ricevono da questa casa brutta? Lei mi ha risposto: non ti preoccupare, ci sarà una nuova casa. E mi ha detto pure il nome, come si chiama. Ed è lo stesso nome che oggi porta questa casa? Sì. La sua vecchia casa è ancora qui, l'abbiamo vista? Sì, sono nata qua, ma la casa dove ho visto la Madonna fu appena mi sposai. Ho visto che questa casetta dove lei è nata è stata lasciata di proposito così come era allora. Sì. Che effetto le fa oggi tornare qui e ritrovare di fronte a tanto spettacolo questa casetta che poi alla fine è rimasta così come era allora? No, mi fa gioia vedendo queste cose belle che sogno per gli anziani, però io non spero solo questo, ma spero che ci sia qualche cosa pure per i giovani. Perché lei pensa sempre ai giovani? Perché ogni suo messaggio è destinato e dedicato ai giovani. E perché li vedo in pericolo. I giovani oggi sono in preda a tante tentazioni. A tante tentazioni, per la droga, per tante cose. Vengono tanti giovani e si rifugiano piangendo a me, che hanno tanto dolore. Lei incontra ancora tanti giovani? Sì, sempre. Infatti io le persone grandi le mando, i giovani me le sceglio per me, e ricevo. E vedo che hanno tanti problemi. Posso chiederle quali sono i problemi maggiori dei giovani oggi o che vengono droga, da lei a raccontare? La DS, che non vaggio d'accordo, tante cose. E vengono da lei per parlarle di questi problemi della droga? Per parlare, ma si sfocano e c'è qualcuno che vuole cercare aiuto. E io cerco di aiutarle, non solo con la preghiera, ma parlando con loro, dando una buona parola. Perché tante non si confidano con i genitori. Si confidano con me. Io veramente l'ho fatto come fossero mie figlie, e ci voglio bene. E io soffro per loro. Questa casa è ancora all'inizio, so che c'è il progetto di farla diventare ancora più grande. Sì, ma no, la posso vedere forse dell'altro mondo, ma sono felice lo stesso. Scusi se glielo chiedo, ma molti dicono che lei già sa cosa c'è nell'altro mondo, riesce a parlare con l'altro mondo, riesce parlo può darci con una parola anime, di conforto. Con le anime, quelle che stanno in paradiso, quelle che stanno in purgatorio e cercano aiuto. C'è tanta gente che viene qui da lei e le porta le fotografie. Sì. E lei attraverso le fotografie riesce? Non riesce. Se l'ho vista, dico l'ho vista e dico come stanno. Se hanno bisogno, se hanno qualche messaggio per i familiari. E spesso le capita che qualche anima incontrata le affidi un messaggio? Un messaggio per i parenti. Sono messaggi di saluto, di messaggi di speranza, no, di dolore? Messaggi di speranza. Posso chiederle se lei ha mai previsto o è riuscita mai a prevedere il futuro di qualcuno? No. C'è tanta gente che viene da lei in preda a gravi malattie e che oggi giurerebbe di essere stata guarita da lei. Sì, ma non è un futuro quello. Tramite le preghiere, ma non è che faccio io i miracoli, le fa Gesù. Io la preghiera gliela faccio. Poi vengono a ringraziarmi, ma io dico non dovete ringraziare a me. Io sono una poveraccia. Che prego e che do una parola di conforto a chi soffre.
C'è tanta gente che è venuta qui per la prima volta, lei non l'aveva mai vista, mai conosciuta, e a cui lei ha dato una diagnosi esatta del male che questa gente aveva. Sì, ma no, io, tesoro mio, è l'angelo che mi suggerisce, io dico quello che mi dice, veramente. È una testimonianza molto dolce, ma tra un momento, vi prego, non andate via, vi faremo sentire direttamente da Natuzza il racconto del giorno in cui, ormai 50 anni fa, le apparve per la prima volta la Madonna, ma soprattutto sentiremo il racconto incredibile di quando per la prima volta compaiono sul suo corpo le stimmate. Ma il caso di Natuzza Evolo credo non sia un caso isolato. Certo, vi sono altri casi simili. Il caso più noto riguarda Padre Pio, ma credo per quanto riguarda le stimmate, sì. Credo che ci sia un altro caso ancora più significativo, forse, che riguarda la famosa monaca santa Elena Aiello, suor Elena Aiello, che è morta una trentina d'anni fa in Calabria, che ha avuto le stesse manifestazioni di Natuzza. La monaca santa di Aiello può essere accomunata a Natuzza, perché entrambi all'inizio, quando erano bambine, venivano considerate isteriche, indemoniate, e poi hanno avuto queste manifestazioni. Dicevo prima che la monaca santa Elena Aiello è ad un gradino forse più elevato, nel senso che è stata dichiarata già venerabile dalla Chiesa, ma la sua santità deriva non tanto dal fatto che abbia avuto le stimmate, quanto dalla sua vita, dall'esempio spirituale, dalle virtù e dall'esempio che lei ha dato. Vi dicevo prima, la Chiesa rispetto a questo fenomeno si mantiene in una posizione di doverosa attenzione e doveroso equilibrio, nel senso che la prudenza, ce lo diceva Padre Sorge, non è mai troppa. Ma c'è un sacerdote che è il Vescovo di Lamezia Terme, Monsignor Vincenzo Rimedio, che è stato vicario generale di questa diocesi di Mileto per tantissimi anni e che ha conosciuto Natuzza Evolo sin da quando Natuzza era ragazza, quindi 50 anni fa, quando Natuzza incominciò a manifestarsi come fenomeno. Sentiamo qual è la sua opinione rispetto a questo caso Natuzza. Ecco, il mio giudizio non può che essere semplice da una parte, però complesso dall'altra, perché è Natuzza stessa la sintesi della semplicità e della complessità. Della semplicità per come si presenta, una donna così vera, così genuina nel suo spirito, nei suoi tratti, però complessa perché ha delle manifestazioni non ordinarie, non comuni, carismatiche anche, specialmente durante la Settimana Santa. Non si può addebitare a lei nessun inganno. Ecco, dov'è la verità di questa donna? Questo vuol dire, scusi, che lei come uomo di chiesa guarda ad un fenomeno come questo di Natuzza Evolo, tra virgolette, con attenzione? Certamente, con attenzione, con interesse, con rispetto, anche se resto un po' in difficoltà nella decifrazione completa del fenomeno, perché certe volte mi dico, ma dove, ecco, deve finire una certa nostra fede, almeno umana, e dove comincia la scienza che dovrebbe occuparsi per la spiegazione di questi fenomeni, almeno la metapsichica, la scienza metapsichica dovrebbe occuparsi di più. Ma anche noi, dal punto di vista della Chiesa, dei fenomeni preternaturali, siamo chiamati ad ammettere qualche cosa rispetto alla presenza di questi fenomeni in Natuzza. Questa gente che va da Natuzza Evolo andava già tantissimi anni fa, quindi questo è un fenomeno che ormai si è consolidato, direi, nella coscienza e nella cultura popolare. E Natuzza, cioè Paravati, la casa di Natuzza è stata meta di un pellegrinaggio continuo, in crescendo. Non riesce ora ad accogliere tanta gente. Anche il suo cuore ha problemi, non le consentono di poter esplicare tutta una sua, chiamiamola così, missione, perché una donna che consiglia, che incoraggia, che prega, che ha delle avvertenze particolari che noi non abbiamo, è dotata, il Signore l'ha dotata, così io vedo questa donna, sia
naturalmente, fisiologicamente, direi, sia in modo preternaturale. Eppure tantissima gente asserisce oggi di essere stata miracolata da questa donna. Secondo lei c'è molta suggestione nell'affermazione di miracolo? Sì, perché lei rigetta questa tesi, quindi dobbiamo stare con lei. Lei, ecco, può aver ottenuto qualche grazia, ecco, qualche favore dal Signore, ma il miracolo è una cosa ben diversa. È proprio così, avete sentito questo concetto del miracolo? La stessa Natuzza ci ha sempre pregato di dire: guardate, io non faccio nessun miracolo. Se qualcosa è successo perché il Signore lo ha voluto. Ma vi dicevo prima, vi avevo anticipato una intervista esclusiva che non è mai stata trasmessa in televisione. Ringraziamo di questo la testata giornalistica regionale che ha realizzato questa intervista ed in cui Natuzza Evolo per la prima volta racconta la sua esperienza personale e diretta con le stimmate, cioè ci ricostruisce il giorno in cui per la prima volta le comparvero le stimmate. Vorrei che Giuseppe Sacca ci mandasse in onda questo filmato. Vedo Gesù, vedo la Madonna, l'angelo custodio. Mi aiutano loro, mi confortano. Posso chiederle quale fu l'emozione o la paura che lei visse il giorno in cui per la prima volta scoprì di avere le stimmate? No, veramente non ho paura, perché incominciai che era piccola. Quanti anni allora, aveva, se lo ricorda? Sì, era piccolissima. Io dicevo, mi è uscito un buco al piede, mi è uscito un buco alla mano. Ma io non sapevo che erano stimmate. Pensavo che erano sofferenze. Però questo poi prima, si ripeteva ogni anno? No, perché prima del tempo Gesù mi aveva detto, mi appoggio a te con un dito. E me ne uscì il primo buco. Io mi sembrava una cosa bella, reale, perché Dio mi toccava. E allora era una gioia, perché vide il Signore. Poi dopo 5-6 anni ha detto, mi appoggio con una mano, mi è uscita una ferita alla spalla. Io ero una felicità, dice, il Signore si appoggia a me. Però può darsi pure io, sapendo per tutta la vita la sofferenza che passava, può darsi pure che io non accettavo, non lo so, questo non posso sapere. Piano piano mi sono arrivate tutte queste piaghe. Un giorno. Ma io accettai sempre con rassegnazione, con amore, perché Gesù mi comporta. Nonostante questo, ha continuato a vivere il rapporto con la gente, ma anche il rapporto con la sua famiglia. Sì, sì. Io non mancai mai di dovere della famiglia. Sapete che qualcosa che si è bruciata sul fuoco, perché magari lascio i pentoli sulla cucina, magari trovo qualcosa bruciata. Però rare volte. Io sono pronta sempre per la mia famiglia. Ma come? Mi alzavo la notte. La mattina alle 4 mi curcava a sera, mezzanotte, e faceva tutti facendo di casa. Non mancai mai il dovere di figlio. Il dovere è solo questo, perché non mangio mezzogiorno con loro, perché mi disturbano la gente. Pure che sto per 5 minuti, mi bussano alla porta, alla finestra, e io sono pronta per loro per preparare il mangiare, magari lo riscaldo. Perché tante volte dovevo cucinare il venerdì che non venne gente per 2 giorni. Questo sì. Lei avrà visto centinaia di migliaia di persone, avrà incontrato centinaia di migliaia di persone. Sì, sì, se li incontro ancora ogni giorno. Una storia continua di drammi personali, di passioni personali. Sì, sì, personali. E vive tutto come se le appartenesse questo mondo. E mi appartengono a me. Tutto ciò che appartiene a Gesù appartiene a me. Perché amo Gesù e lo voglio fare conoscere agli altri. A me mi dispiace che non ho la forza, perché tutta questa generazione di bambini, se io avessi la forza, la possibilità, io a tutti insegnerei una parola, ma non che sono uscita, d'amare il Signore, d'amare il prossimo, di camminare sempre sulla retta via. E questa era Natuzza. Vi dicevo prima, centinaia, migliaia di persone
Tu hai seguito da tanti anni, segui i raduni. Sì, raduni che sono Franco Votano. Sono epici, sono colossali.